sembra una veduta di Guglielmo Ciardi, vedutista del Settecento trevigiano e veneto. In realtà siamo nel 2021 e la veduta che vedete è quella di radicchio rosso, perché il radicchio sarà l'argomento di questa puntata di Agricoltura Veneta. Radicchio rosso, ma radicchio anche variegato di Castelfranco, quindi un'altra tipicità della marca trevigiana, e poi radicchi antichi. Ma cominciamo parlando di radicchio rosso e soprattutto di nuova imprenditoria. Siamo con Daniele Gobbo, un giovane produttore di radicchio. Buongiorno Daniele, quanti anni hai e soprattutto perché hai deciso di coltivare radicchio? Buongiorno a tutti, ho 23 anni. Ho deciso di coltivare radicchio perché è sempre stata una mia passione fin da piccolo. Io ho fatto 5 anni di scuola agraria e per questo ho deciso di iniziare una nuova azienda che impianta verdure. 3 campi di terra di nostra proprietà e con l'aiuto del papà pian pianino ho iniziato ogni anno ingrandendo un po' di più l'azienda fino ad adesso che ho quasi tutti i miei attrezzi e ho una bella sala di lavorazione e i miei macchinari per la raccolta, l'impianto e le lavorazioni in generale. Io produco inizialmente asparagi, dopo le patate dolci e infine il radicchio. Da un po' di anni non ci sono le grandi gelate, eppure il radicchio si produce lo stesso. Sì, grazie a un'accurata selezione ci sono varietà che vengono anche senza prendere freddo, ma ovviamente quella più tardiva, il tardivo viene molto meglio grazie alle gelate. Io ho iniziato la raccolta verso fine di ottobre per la vendita. Vendita che fai diretta oppure raggruppato con qualcun altro? No, io conferisco il mio prodotto a una cooperativa. Questo ti dà soddisfazione? Sì, molta. Bene, continueremo andando a vedere questo radicchio dopo naturalmente i titoli. La scelta dei campi a 19 e 21 anni, da Zero Branco, la storia di Luca e Daniele, giovanissimi imprenditori del radicchio, che hanno ridato vita ad appezzamenti dimenticati e costruiscono il loro futuro puntando all'orticoltura di qualità. Una IGP tutta da riscoprire è la sfida di Alessio, che ha fatto della cucina di casa il suo mercato contadino, proponendo radicchio variegato di Castelfranco che coltiva lungo il Sile sugli orti di un'antica villa veneta. Il radicchio tra le prime verdure coltivate dall'uomo, virtù e segreti delle cicorie antiche raccontate dal maestro Scattolin, che con le sue divagazioni ci regala anche una cura per la prostata. 80 milioni di barbatelle, 20 tipologie di porta innesto, 480 cloni e nel 2022 la registrazione del primo glera approvato dai produttori per il prosecco resistente. Numero e obiettivi dei vivai cooperativi di Rauscedo da 90 anni per tutto il mondo, le radici del vino. È una rosa apprezzata più per la vitamina che non per il profumo, è il fiore selvatico della rosa canina, da apprezzare per prevenire le malattie da raffreddamento in una tisana da bere, ma anche da mangiare. Un rito contadino che nella settimana di Natale si spostava di casa in casa nelle sere d'inverno è la Ciarastea, processione e canti delle origini arcaiche per il ritorno della luce richiamata da tante lanterne rotanti. Ma come si fa ad avere del radicchio rosso già a ottobre, quando normalmente invece non era mai pronto prima di Natale? Perché nel corso degli anni c'è stata una selezione del radicchio, si è cercato di selezionare sempre quello più rosso. Questa è una varietà di tardivo precoce, che viene fatto molto prima rispetto al tardivo classico che c'era un tempo. Questo qui è già un radicchio più avanti, è già un panetto più bello rosso, pronto per la raccolta. E qui abbiamo un'altra tipologia di radicchio, vero? Sì, questo qui è un radicchio un medio tardivo. Si può notare perché è già un po' più lungo, però inizia già ad avere il cuore rosso, quasi pronto per la raccolta. E qui invece siamo proprio dove c'è il radicchio rosso di Treviso, quello tardivo, quello famoso delle tre brose. Sì, questo qua è proprio il tardivo di una volta che deve essere raccolto dopo aver preso almeno 3 brinate. Qua possiamo notare la differenza rispetto al medio, perché questo qui è un radicchio ancora molto, molto verde e lungo ancora per la raccolta. Qua si può andare in raccolta verso fine dicembre e primi di gennaio. Queste vasche le ho fatte io, riciclando delle tavole di legno e un pezzo di nylon. Questo radicchio ha 20 giorni d'acqua ed è quasi pronto per la raccolta e si vede così. Qui si capisce perché fanno queste radici bianche che sono fatte dentro l'acqua e poi si vede perché questo radicchio qua ha fatto il suo cuore rosso, buono per essere toilettato. Ecco, ma tutta questa esperienza sul radicchio, maturata a scuola? No, imparato andando per le varie aziende agricole. Io ho iniziato quando avevo circa 15 anni. Quindi andavi a scuola e poi? Il pomeriggio andavo a levare il radicchio per le varie aziende. Il passo successivo è andare nella sala di lavorazione per procedere alla toilettatura del radicchio. Un prezzo equo per tutta questa lavorazione? All'inizio stagione, quando il radicchio è ancora una primizia, 8-9 euro è un prezzo equo.
dopo verso fine stagione potrebbe girarci sui 5 euro garantendo qualità al consumatore. Quindi se io trovo un radicchio a 2 euro è un prezzo troppo basso, vuol dire che o viene da zone in cui non è vocato a radicchio e quindi è un'imitazione, e se no vuol dire che l'anno prossimo l'agricoltore può chiudere quando vuole perché non ha un reddito abbastanza sufficiente per continuare l'attività. Grazie, adesso le notizie. Non imporre regole che non tengano conto della particolarità dell'Adriatico. Questo il messaggio all'Europa, sintesi degli stati generali della pesca che si sono tenuti a Chioggia lunedì scorso. Punto comune degli argomenti trattati è stata la tutela di questo settore, che solamente nel Veneto fattura 1 miliardo di euro. È il 18% del PIL nazionale nel settore pesca e il 90% della molluschicoltura italiana. Valore economico di un settore che coinvolge anche turismo, enogastronomia, tradizione e cultura e che richiede attenzioni specifiche e risorse dedicate. Temi che comunque saranno approfonditi nella 4 giorni degli stati generali veri e propri che si svolgeranno dal 3 al 6 maggio a Porto Tolle, Caorle, Chioggia con chiusura a Venezia. Salvare la produzione veneta di tabacco. Questo è lo scopo dell'incontro che si è svolto ieri a Roma tra l'assessore regionale all'agricoltura Federico Caner e il sottosegretario del Ministero delle Politiche Agricole Gianmarco Centinaio. Un vero e proprio tavolo sulla tabacchicoltura aperto anche all'Umbria, alla Campania e alla Toscana. Tra i punti in discussione la richiesta di un riconoscimento per l'aumento dei costi delle materie prime, un adeguamento dei prezzi e la possibilità di avere una prospettiva a medio e lungo termine attraverso contratti pluriennali. Si è inoltre affrontato il tema degli aiuti alla riconversione. Una nuova riunione è stata fissata per il prossimo 13 gennaio. La Giunta regionale ha approvato la serie di attività per la promozione della produzione agricola biologica locale da realizzare con le risorse del Fondo per le mense scolastiche biologiche assegnate dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'Istruzione. Al Veneto sono stati attribuiti quasi 250.000 euro per realizzare iniziative di formazione e di promozione dei nostri prodotti bio, indirizzate agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Qui siamo nella sala lavorazioni per il radicchio. Stiamo facendo la tuilettatura del radicchio. In questo qua mio fratello, da quest'anno sta a casa ad aiutarmi nell'azienda, 19 anni. Tutti e due abbiamo fatto la scuola agraria e abbiamo questa passione in comune. Qua stiamo facendo, lavando il radicchio, si tolgono le foglie, quelle magari un po' più verdi, e gli ultimi residui di terra che sono rimasti, e dopo si fa il confezionamento. Ci sono diverse confezioni in base alla pezzatura del radicchio e anche alle caratteristiche esteriori. Questa è la seconda scelta, noi siamo delle cassettine, invece mio fratello di là sta facendo la prima scelta. L'importanza della qualità in questo radicchio, ogni cassetta la cooperativa controlla pezzo per pezzo? Sì, certo, fa un'ispezione a campione, questo qua ti garantisce un buon reddito perché la cooperativa vende il prodotto a un buon prezzo. Ma si vende meglio in cooperativa oppure a casa? In cooperativa, in questo caso garantisce un prezzo costante tutto l'anno e soprattutto possiamo portare tutta la produzione costantemente. Daniele, ma alla fine come vedi il tuo futuro? Io spero che continui come sta facendo adesso a dare un reddito per l'agricoltore. Bisogna avere più colture per riuscire, come dire, a sbarcare il lunario. Diversificare abbastanza le mie colture per essere sicuro che da qualche parte posso andare, se per esempio viene una tempestata che perdiamo tutto il raccolto, almeno che ne sia un altro che può dare un reddito. È vero che tu sei anche appassionato di cucina? Certo, io la sera quando mi metto qua a prendermi avanti per la mattina a pelare, accendo il fuoco e preparo da mangiare per aiutare la mamma nella cena. Bene, con questi buoni auspici noi ci fermiamo per la prima parte di Agricoltura Veneta, adesso un servizio, dopodiché riprenderemo però nella zona della Castellana per parlare del variegato di Castelfranco. Varietà, abbiamo 480 cloni per un totale di circa una produzione annua di 80 milioni di viti in estate, abbiamo 20 tipologie di porta innesto, questo significa 4.000 combinazioni.
Questi sono solo alcuni numeri dei vivai cooperativi di Raucedo, una realtà mondiale nella produzione di barbatelle per la viticoltura. Qui viene definito il comune le radici del vino, perché qua partono le radici del vino. Qui cosa succede? Qui viene consegnata la barbatella grezza, prelevata dal campo da parte dei nostri soci, e vengono selezionate una per avere la garanzia di un ottimo apparato radicale e di un'ottima vegetazione, per cui una barbatella di alta qualità. Dopodiché vengono toilettate, passate su un nastro dove vengono contate il fascio da 25 viti, vengono toilettate anche l'apparato radicale, quindi sono tutte morfologicamente perfette, paraffinate e dopodiché immagazzinamento nei frigoriferi, dove vengono mantenute alla temperatura di 2-3 gradi con 95% di umidità, in attesa di essere scatolate e per il loro viaggio consegnate ai nostri clienti in tutto il mondo. Eccellenze del vino che nascono qui da quasi un secolo. Qui da 90 anni si produce la barbatella, sempre ricercando la tradizione del passato e l'innovazione del futuro. I vivai cooperativi di Raucedo in questo momento sono all'avanguardia a livello mondiale, perché stiamo perfezionando barbatelle anche resistenti, per cui che resistenti sia alle patologie tipo peronospora o idio, sia resistenti alla siccità che porta in STM. Stiamo sviluppando due aree molto, molto importanti, con collaborazioni con l'Università di Udine per le varietà resistenti. Il nostro intento è che nei prossimi anni avremo circa 30 varietà resistenti. Probabilmente già a breve, il prossimo anno, al massimo fra 2 anni, iscriveremo il GLERA resistente. Ne abbiamo già 14 di iscritte. Questo permette appunto un risparmio dal punto di vista soprattutto dei trattamenti chimici. E poi abbiamo l'altra linea invece, quella sul risparmio idrico, con importa in STM, fatti in collaborazione con l'Università di Milano, che permettono un risparmio del 30% di acqua. E avere un risparmio idrico per il nostro pianeta è fondamentale anche per i prossimi anni, per le prossime generazioni. Tutto questo poi si materializza in questo prodotto finito, che garantisce una qualità per il viticoltore, il produttore finale, di altissimo rendimento, e che poi fa sì che un ottimo vino di qualità possa essere prodotto attraverso queste piante. La pertinenza di una villa veneta per la seconda parte di Agricoltura Veneta. Vi stiamo parlando di un prodotto di questa stagione, ovvero il radicchio. Nella prima parte abbiamo parlato del radicchio rosso di Treviso, ci siamo spostati nella Castellana per parlare del variegato di Castelfranco. Siamo dal Baredo di Vedelago e siamo con Alessio Parin. Perché siamo qua? Questa è la Villa Grimani Morosini di Gettenburg, di cui troviamo un'ala della villa. Per arrivare ai campi dove tu coltivi il variegato di Castelfranco si passa addirittura per un ex ospedale. Sì, perché di qua è passata anche la Grande Guerra, infatti alle nostre spalle possiamo trovare dove è stato allestito l'ospedale da campo, alle nostre spalle si può notare anche la scritta. Qui ci troviamo nel terreno in cui coltiviamo il radicchio variegato di Castelfranco, quello precoce. Non ha bisogno di essere imbiancato, viene raccolto, vengono tolte le foglie verdi esterne che sarebbero amare, e rimane il cuore all'interno bianco, assolutamente versatile in cucina, è apprezzata un po' in tutta Italia dal colore crema sul bianco, tendente al bianco, e con queste variegature sul rosso, e è il radicchio più veloce da coltivare. Circa dopo 65 giorni dal trapianto è pronto alla vendita. Stiamo cercando di farlo conoscere sempre più, ecco. Qui siamo in un terreno, in un appezzamento, dove troviamo il radicchio di Castelfranco variegato tardivo. Viene raccolto generalmente dopo 140 giorni dal trapianto. Qui tra poco inizieremo a raccoglierlo, lo incassetteremo e lo metteremo in delle vasche per essere imbiancato. Da lì al massimo 20 giorni sarà pronto per essere toilettato, messo in delle vasche di lavaggio e aperto manualmente. Da qualche anno c'è il consorzio di tutela anche IGP. Si vive di variegato di Castelfranco? Sì, conosco diverse aziende che vivono con il radicchio di Castelfranco. E adesso il prezzo è all'intorno ai 3-4 euro al chilo. Questo radicchio lo porti a un consorzio oppure lo vendi tutto a casa? No, questa è tutta vendita diretta.
Grazie, adesso Renzo Gatto, poi andremo a vedere il punto vendita. Rosa canina. La rosa canina è molto utilizzata in erboristeria per il suo valore in vitamina C. Quello che noi consumiamo in realtà è un falso frutto, perché deriva da strutture floreali e non dall'ovario. Il nome chimico, il nome botanico è cinorrodonti. Noi possiamo anche fare una tisana di questi cinorrodonti, e cioè mettiamo 3 grammi, 3 grammi e mezzo, ci versiamo sopra un 150 ml di acqua non molto calda e lasciamo lì in infusione per quei 10-15 minuti. Poi filtriamo, però attenzione, questi residui di questa rosa canina li possiamo anche mangiare. Questi falsi frutti dovrebbero essere consumati di fresco, perché nel tempo la vitamina C diminuisce di concentrazione. Nel nord-est, comunque, e anche nella Svizzera, la rosa canina è anche chiamata in dialetto stroppacui, per il suo potere, diciamo così, astringente. In realtà sembra che questo non sia dovuto tanto alla vitamina C presente quanto ai tannini, che hanno un effetto di per sé astringente. Una curiosità: da cosa deriva il nome rosa canina? Il primo a descriverla sia stato Plinio il Vecchio. Lui diceva che un soldato dell'antica Roma era stato morso da un cane affetto da rabbia e lui si era curato utilizzando un decotto di rosa canina, no lo pseudofrutto ma le radici. Alessio, questo è il variegato di Castelfranco precoce. Sì, questo è precoce, non viene imbiancato, viene raccolto direttamente in campo, mentre quello tardivo verrà raccolto per poi essere imbiancato. Rispetto al radicchio rosso di Treviso, se non c'è la barina, comunque è buono lo stesso, sì, non è che sia amaro come l'altro. Assolutamente sì. È un radicchio di nicchia oppure comincia ad avere un suo mercato anche più ampio? C'è richiesta anche in punto vendita diretto. Ecco, vediamo che tu hai utilizzato una cucina per la tua attività. Qui è il tuo punto vendita. Sì, io sono al primo anno, siamo partiti da zero, abbiamo aperto attività da poco e abbiamo dedicato questo posto per il punto vendita per ora. Hai 20 anni, sei molto giovane, perché hai scelto questa strada? Beh, passione, fatica che viene ripagata dai frutti della terra. Più avanti, quando finisce il variegato, cos'è? Abbiamo le verze, i broccoli, coste, catalogne, spinaci. Nella stagione nuova inizieranno i piselli, tutta la parte, si parte con la stagione nuova, ecco. Senti, tutto questo tu l'hai imparato a scuola, perché tu comunque hai scelto di seguire l'agraria, i tuoi non sono agricoltori. No, i miei genitori fanno tutt'altro lavoro. La passione mi ha portato a avere la tenacia di continuare in questa strada. Grazie Alessio, adesso Adriano Favaretto e poi ci spostiamo per parlare di radicchi antichi. Settimana prossima siamo a Natale. A Natale si fa l'albero, qualcuno di voi l'avrà già fatto. Ora come ora, e lo dico a malincuore, da giardiniere, va per la maggiore l'albero sintetico, perché sporca meno, perché non ha bisogno, non ha esigenze di acqua, eccetera, eccetera. Un'alternativa potrebbe essere di fare delle composizioni con dei materiali che si trovano in natura. Io ho trovato questa ceppaia di legno e mi sto sbizzarrendo a creare questa composizione con prodotti che si trovano lungo le siepi. Ad esempio, io ho trovato un ramo di cedro che l'ho fissato dentro facendo dei fori a questa ceppa di legno. Ho preso delle bacche di nandina domestica, che adesso ha queste bacche rosse. Poi ci sono alcuni melograni piccoli. Possiamo mettere anche dell'ilex. Poi io adoberò il resto con del muschio. Questo lo trovate in giro per i campi, lungo i fossati, lo stesso. Ed è un bel dono da fare o da tenere a un centro tavola. Sempre nell'ambito di Natale in natura, io ho recuperato questo tronco di legno sulle grave del Piave. L'ho livellato un momentino, poi ho preso un altro di più grosso e con il seghetto ho fatto delle fettine, come vedete le ho segate pian piano, fare le fettine per fare la base. Ho messo due pigne. Questa fiammella è data dalla lavorazione di questa Prunus pisardi,
che è già colorato in natura per se stesso, che alla fine io ho fissato con della colla. Questo adesso basta solo dare un po' di colore al tutto. Inseriamo questo ramettino di Ilex, non serve neanche incartarlo, se può regalarlo così. E con questi consigli di Natale al naturale, mi raccomando, fate un buon lavoro. E mentre il sole sta scendendo su questa giornata di agricoltura veneta, ci siamo trasferiti a Dosson. Dietro le mie spalle un terreno che è una vera e propria miniera per la storia dell'agricoltura, della nostra agricoltura. E siamo a casa di Livio Scattolin, per tutti il mago della bassa, artista, pittore, ma soprattutto profondo conoscitore della nostra agricoltura. Siamo venuti per conoscere un po' di radicchi antichi. Ci racconta qualche radicchio che lei custodisce segretamente in questo terreno? E il più particolare è quello dentato. Che cosa era il radicchio nella nostra cultura? Il radicchio nella nostra cultura è una cosa, è come uno che trovasse sul campo un tesoro, perché l'atice della raisa una volta faceva boia, e l'atice era della raisa e lo parava come chi dopara il brodo delle ortiche per i capelli. Rinforza la pianta dei capelli, perché non bisogna mai lasciarlo perdere e cercare sempre di tenere la matrice del radicchio. Il radicchio d'inverno gli era un leva tossine, perché andava a mangiare tanti grassi, perché non avevamo niente da vestirsi, e ora gli ci dava il tocchettino del ciso e dell'ardo, di questo, di quello, copava il porseo, era tutti i grassi che gli era, perché non avevamo neanche una volta la gota come adesso, non sa credere che sia sta meglio anche a peso di notte. E ora lui, mangiando il radicchio, gli era un disintossicante, come il cane quando si fa su, che ha il sangue che non funziona, ti vedi che doveva mangiare e foglie di gramigna. Se non altri, lasciassimo le foglie di gramigna e mangiassimo i foglietti così da piccoletti che dice, devo essere un tocca sana, che sarebbe poche medicine in giro, perché il can, se perché le can, se insegniamo a noi altri, è sempre una roba bauca. Ma io se non sei bauca, pensando bene, perché se un animale e ti dici che questa qua serve per star bene, stai che ti dico anche orino. Adesso ci fermiamo un attimo per le previsioni. Questi ultimi giorni, questi ultimi 10 giorni, abbiamo avuto modo di appurare come l'anticiclone giochi un ruolo forte nel tempo di quello che vediamo. Infatti dal nord Europa si è staccata questa azione fino a interessare tutte le nostre zone, tutta la nostra regione. Questo ha garantito tempo stabile, infatti ha mantenuto lontano i sistemi perturbati, sono scorsi a latitudini ben più lontane da noi e noi abbiamo avuto il sole. Un anticiclone, voi sapete, in questo periodo un prolungato favorisce le nebbie, diciamo l'aria staziona e quindi man mano che passano i giorni si carica di umidità. Non c'è stato in questi giorni, perché? Perché l'anticiclone ha favorito anche una discesa di aria fresca e questo movimento di massa d'aria ha impedito il ristagno dell'aria, quindi il ricarico dell'umidità, del vapore acqueo, anche se poi abbiamo avuto naturalmente, purtroppo, e avremo ancora un aumento del materiale inquinante nei bassi strati dell'atmosfera. È un anticiclone che rimane, quindi garantirà ancora qualche giorno di tempo stabile, perturbazioni lontane. Poi proprio per Natale, alla vigilia di Natale, dovremmo avere un peggioramento e possibilità anche di qualche precipitazione, ma questo lo confermeremo poi i prossimi giorni. Tanto per questo fine settimana, sabato, domenica, cielo in prevalenza sereno, parte più occidentale della nostra regione qualche nebbia in pianura, parte più orientale, grazie a questa bava di vento, dovrebbe essere esente almeno per il grosso della nebbia, anche se poi durante la notte, le primissime ore, si potrebbe formare qualche banco e nelle primissime ore del mattino rendere invisibile il cielo, ma poi il sole avrà la meglio. I venti permangono molto deboli dai quadranti orientali, le temperature ancora gelate notturne ma non forte, parlo in pianura, 1 grado, 2 gradi massime sotto lo zero, le massime, ecco, per sabato ancora temperature massime tra i 6 e i 7 gradi, poi avremo un calo e non dovrebbero andare oltre i 4 o 5 gradi, forse qualcosa anche meno. L'alta adriatica è previsto da poco mossa, localmente mosso, è tutto. Perché intanto la chiamano mago della bassa? Perché mi ha
a Padova, all'Università di Medicina, per parlare del discorso dei botanici. Ho presentato la camminata che guarisce per chi ha la prostata, che ha problemi di reni, di fegato, via di seguito. Era indicata su tre piste lunghe 30 metri, era una riga di sabbia, di qui a media, dopo un'altra riga di sabbia un po' spessata, e gli arini, di cui ho spessato di seguito, perché quando ti cammini con i piedi scarsi da sola e te massaggia la parte del fascio del piede, dove che cos'è il fegato, i reni, dove che cos'è il pancreas di seguito. E con questa cosa qua me ne ha battuto in mano, una roba impressionante. Tornando a noi, qui c'è la raccolta di alcuni dei radicchi che lei ha salvato nel corso dei decenni. Sì, ormai sì, qua è meglio un buco un pisan che sia. Ma ce n'è uno particolarmente gustoso. È il dentacca, sarebbe questo qua. Questi qua. Non è tarassaco? No, non è tarassaco. Questo qua è buonissimo. Quando c'è la neve, se viene qua, si butta via neve o ghiaccio, come che sta, perché poi è sempre compagni. E ti togli i cuoricini, con tre foglietti di seguito, ti fa con un po' di pancetta, un po' di lardo, come che vuol farli, e ti consi e ti mangi. Come chi sta in mezzo in biancaio, perché quando ti tappa un piantino di asso, i denti bianchi, i calori, ancora che ti metti in acqua. Che se ha sul saglione, questi qua che mangiare a crudo, questi qua si taglia e come chi viene su, e viene su fiantini bianchi. E quando arriva a 7-8 cm a foglia, ti tappi, ti tagli e ti fa come qui che trovano una volta sui spagnoli. Questi non va mai infatti. Questi qua si arrangia per conto suo. Produrse tutto quanto per conto suo. Questa è la vecchia cultura contadina, quella che dovrebbe tornare. Bisogna che potesse tornare anche prima di adesso. Grazie a Livio Scatolin, al mago della bassa. Si chiude qui questa puntata di Agricoltura Veneta. L'ultima parola la lasciamo a Gianni Marini, come sempre ai nostri proverbi storici e ai nostri attrezzi di una volta. E noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Siamo qua in Piazza dei Signori, stasera andiamo a portare a Ciarastea tutta la nostra cittadinanza di Treviso. Cosa dire a Ciarastea? Una volta i Torotei costumava andare per i colmei, per strade di colmei, a augurare le persone e a dire che guardate che se il Signore che si dio nasa, auguro buon Natal, tante feste in compagnia, sempre tanta salute. Ecco questa qua. E cantava e suonava a Ciara Stea, e faceva e costruiva una stea compagna di questa e passava per i colmei. E questa è a Ciara Stea. Voglio augurare a tutti i nostri amici di Agricoltura Veneta un buon Natal, buone feste e tanta salute e sempre forti. Non finisco come al solito con un proverbio, ma con una bella canzone suonata da Baga e una fisarmonica. A Ciara Stea. Ciao a tutti.